Vittoria della Cavese senza dubbio alcuno, una partita cervellotica con tre sospensioni decise dall'arbitro e dai responsabili delle forze dell'ordine e con due protagonisti assoluti, il pubblico di Cava dei Tirreni, esemplare, calmo nel successo in congiunto, e i tifosi, circa 700, provenienti da Taranto, autori di ripetuti assalti alle forze dell'ordine, minacciosi, irresponsabili. Con il resoconto relativo alla cronaca che prevale su quello agonistico, in entrambi i casi onore e merito alla Cavese e ai suoi tifosi. Quando si inizia, sostenitori pugliesi in fermento, fuori dallo stadio c'è battaglia. Tra agenti e gli occupanti di due pullman arrivati da Taranto, c'è un primo lancio di lacrimogeni. Il signor Cavarretta è costretto a sospendere la partita per 4 minuti, si ritorna in campo in un'atmosfera di guerriglia, al 30° su sollecitazione del vicequestore, altra sospensione, nella curva occupata dai tifosi ospiti c'è il caos. Per 27 minuti squadre negli spogliatoi, il presidente Blasi, l'allenatore Papagni, De Flori e De Liguori cercano di calmare gli animi, i tifosi pretendono ed ottengono che i giocatori del Taranto cambino maglia. Via la tenuta bianco-verde, si ricomincia con il rosso-blu. Si gioca pochissimo, partono altri petardi. Terza sospensione per 11 minuti, poi si ricomincia, cose mai viste. C'è incertezza sull'effettiva ripresa, ma la Cavese di Campilongo scioglie ogni dubbio, vince anche sul campo con un rigore di De Giorgio al 41°, procurato da una percussione di Aquino stroncata in sandwich e con il 7° sigillo di Ercolano al 6° su cross di Schetter. Il Taranto non c'è e dopo il risultato maturato sul campo possono arrivare altri problemi di natura disciplinare. Cavese terza e non è un solo.